Queste mie considerazioni forse non le avete mai ascoltate da nessuno. In Italia abbiamo tantissimi maestri di lancio. Come mai le loro esibizioni avvengono sempre su di un prato o in una palestra o in un tratto aperto di fiume? Mai e poi mai in azione di pesca reale? La loro professionalità è realmente come la raccontano? Puntini puntini, o la sanno solo raccontare? Un veloce angolato, rimbalzato e curvato a sinistra permetterà di posare la nostra imitazione in un tratto d'acqua quasi ferma, praticamente a contatto del sottoriva. Quelli che vi mostro sono fatti, non teorie, fatti reali in azione di pesca reale, perché ormai alle teorie non ci crede più nessuno, neanche quelli che fino ad oggi le hanno diffuse e tanto decantate. Sto usando una canna in graffite di 8 piedi ad azione americana con la coda del numero 3, il finale è lungo circa 6,50 m con un tip dello 0,14 di circa 1,50 m. Dopo aver scelto con attenzione il giorno, il luogo e l'ora, pesco al massimo per un paio d'ore. Faccio questo perché non voglio e non mi piace martellare il torrente in continuazione per un'intera giornata. Un paio di trote subito rilasciate sono più che sufficienti, anzi, avanzano per uno come me. Perché il poco ma buono dà sempre una grandissima soddisfazione. Questa è l'imitazione usata nella cattura. La pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altre tecniche, è solo diversa. Diversi e speciali, invece, sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo, tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata e, come in tutti i grandi amori, per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.